Cari amiche e cari amici, riprendiamo dunque dai ditti di Ramana dal 21 al 30. Qual è il senso delle scritture che affermano che vedendo il sé si vede Dio? Come si può vedere il sé? Finché si resta nell'individualità non si può vedere il sé. Come si può vedere Dio? 22. Il divino dà luce alla mente e risplende all'interno di essa. Non vi è altra via per conoscerlo con la mente che rivolgerla all'interno e fissarla sul divino. 23. Il corpo non dice io. Nessuno può discutere che nel sonno profondo l'io cessa di esistere. Quando l'io emerge, tutto il resto emerge. Con mente attenta si indaghi da dove questo io emerge. 24. Questo corpo inerte non dice io. La consapevolezza della realtà non emerge da lì. In mezzo ai due, corpo-consapevolezza, e limitatamente alle misure del corpo, talvolta emerge quale io. Questo è noto come il nodo tra la consapevolezza e la materia inerte. E quale legame anima, corpo sottile, ego, mente e così via. 25. Si manifesta accompagnato da una forma e perdura finché mantiene una forma. Avendo una forma, la nutre e la fa crescere. Ma se si indaga, questo spirito maligno, che non possiede una forma propria, abbandona la presa alla forma e prende il volo. 26. Se l'ego c'è, tutte le altre cose ci sono. Se l'ego non c'è, nessun'altra cosa c'è. Dunque, indagare su cosa sia questo ego è l'unica via per liberarsi da tutto. 27. Lo stato in cui non emerge alcun io è lo stato dell'essere, quello. Senza ricercare quello stato di non emergenza dell'io e ottenerlo, come si può raggiungere la propria estinzione da cui l'io non ritorna? Senza questo compimento, come si può restare nella propria vera natura dove si è quello? 28. Come ci si deve tuffare per recuperare qualcosa che è caduto nell'acqua? Così occorre tuffarsi in se stessi, con mente affilata e concentrata, controllando la parola e il respiro, per trovare il luogo ove l'io trae origine. 29. L'unica indagine che conduce alla realizzazione del sé è la ricerca della sorgente dell'io. Meditare sull'io sono questo, io sono quello, può essere d'aiuto, ma non può essere l'indagine. 30. Se si investiga chi sono io nel profondo della mente, l'io individuale decade appena si raggiunge il cuore e immediatamente la realtà manifesta se stessa spontaneamente come io. Sebbene si riveli come io, non si tratta dell'ego, ma dell'essere perfetto, il sé assoluto. Questi i detti di Ramana. E adesso passiamo al Vedanta, all'Advaita Vedanta. Spesso ho sentito dire che un essere realizzato vive in uno stato di gioia e di grande felicità. Ma la realtà è realtà.
La realtà è unica, sempre identica a se stessa. Quindi che bisogno c'è di dire che si esprime nella felicità? Mi spiego meglio. Se per esempio perdete il portafoglio e qualcuno ve lo riporta, voi siete felici. Ma in effetti vi hanno semplicemente ridato qualcosa che vi apparteneva. La vostra è una felicità temporanea e questo tipo di felicità non ha nulla a che fare con la realtà. Voi credete che si possa perdere la realtà, ma questo non è assolutamente possibile. È la vostra ignoranza che vi fa immaginare una cosa del genere. Dunque, nella realtà, la questione della gioia non si pone. Quindi anche quella sensazione di felicità è un'illusione. Perché? Perché chi dovrebbe provare gioia e a chi potrebbe esprimerla se nella realtà non c'è dualità? La realtà è unità. La realtà è non dualità. Ma siccome voi avete dimenticato voi stessi, allora vi ponete la questione della felicità. E così, pure nell'ignoranza, voi dovete sapere che siete sempre la realtà. Ad esempio, quando il cielo è pieno di nuvole, non potete vedere il sole. Ma perché il sole dovrebbe essere felice quando le nuvole se ne vanno? Il sole non è contaminato dalle nuvole. Se ci sono le nuvole o non ci sono le nuvole, questo non riguarda assolutamente il sole. Il sole è lì. Anche se le nuvole lo nascondono e nessuno può vederlo, il sole resta lì. Quel sentimento di gioia e di pace che provate quando le nuvole se ne vanno, sempre un'illusione. Un'illusione che riguarda voi, ma non riguarda il sole. Al sole non accade nulla. Non accade nulla. Quando ci sono le nuvole, voi non potete vedere il sole. Ma il sole è sempre lì. Che voglio dire? Voglio dire che gioia e felicità sono ancora sintomi dell'illusione. Tornando all'esempio del portafoglio. Ve l'ho detto. Vi ridanno il portafoglio, ma quel portafoglio era già in ogni caso vostro. L'importanza del maestro. Sì, il maestro è molto importante. La grazia del maestro vi consente di scoprire voi stessi, altrimenti da soli non ce la fareste. Ma il maestro sa perfettamente che questo non dipende da lui. Voi dovete rispettare il maestro, certo, perché il maestro vi dà la suprema conoscenza. Il maestro vi mostra la realtà. Il maestro vi rende consapevoli, ma il maestro non se ne assume il merito. E qui dovete fare attenzione, perché se un maestro dicesse sì, tutto questo succede per merito mio, non sarebbe un maestro. Un maestro non si esprimerebbe mai in questo modo. Il maestro sa che voi avete dimenticato voi stessi e vi aiuta a ricordarlo. Vi aiuta a ricordare che non vi siete mai allontanati dalla realtà.
puoi sentire limitato, ti puoi sentire ristretto, puoi partorire pensieri del tipo: ma non ce la farò mai a realizzarmi. Ma questi sono solo pensieri. Questi sono pensieri che provengono dall'ignoranza. A causa dell'ignoranza ti senti in prigione. A causa dell'ignoranza ti senti condannato a soffrire. Ma perché stai soffrendo? Per problemi che non esistono, sono solo illusioni. Sono nuvole passeggere, ma il sole resta incontaminato. Il sé è sempre lì e tu sei quello. Accetta la situazione, impara a non fare contrasti con ciò che è. E allora, quando ti senti infelice e pieno di problemi, invece di lottare, apriti, accetta la situazione. Perché lottare contro l'illusione? Che senso ha lottare contro qualcosa che non esiste? Se si comprende questo, l'ego scomparirà. Più sei ignorante, più ti ribelli alla cattiva sorte. Colui che sa, accetta anche la malattia, anche le disgrazie. Non teme la morte, perché sa che l'ego sparirà più rapidamente in questo modo. L'ego è sempre centrato su se stesso, è sempre alla ricerca di qualcosa che lo soddisfi in maniera incessante. L'ego, quello che pensa: ah, mi devono rispettare, gli altri non mi capiscono, gli altri mi devono amare, gli altri devono capire che persona sensibile sono, gli altri devono riconoscere i miei meriti. Questo è l'ego. L'ego è totale mancanza di comprensione della realtà e quindi soffre. E quello è il problema, l'ego. Eppure avete paura di farlo morire. Invece deve morire, consentitegli di morire, perché se muore è molto meglio per voi. È un'illusione che muore, è un'illusione che muore. Se l'ego muore dovete essere felici perché il nemico è scomparso, un nemico che non aveva in realtà esistenza propria. Eravate voi a dargliela, esattamente come i sogni di notte. Un po' alla volta, attraverso una meditazione costante, capite di non essere il corpo. E allora la vostra coscienza comincia a espandersi, diventa universale, non ha più limitazioni. Cosa accade quando un vaso si rompe? Lo spazio che era contenuto all'interno del vaso diventa una sola cosa, con lo spazio dell'intera stanza. Se abbattete i muri dell'ego, quello spazio apparente si fonde con lo spazio cosmico. Quando dissolvete la coscienza egoica, voi diventate la coscienza universale, una sola cosa con il tutto. Ma attenzione, perché questa è ancora un'illusione, questa coscienza è ancora un'illusione, è ancora ignoranza in realtà. Perché dico questo? Perché se guardiamo le cose dalla prospettiva della realtà, non ci sono né conoscenza né ignoranza, perché non esiste il due. La realtà è la tua natura, la realtà è quello che già sei. Per ignoranza dici: io sono questo, io sono quello. È la stessa ignoranza che ti fa dire: ah, io sono la coscienza cosmica. E proprio questo è l'ultimo ostacolo sul cammino. Io sono la coscienza cosmica.
scomparso anche quest'ultimo senso dell'io, c'è solo la realtà. E allora possiamo dire che è giusto affermare che la coscienza individuale deve divenire universale, sì, ma dovete comprendere bene cosa significa questo. Se dite ad esempio: io sono il mio corpo, voi siete nell'illusione. Se dite: io non sono questa creatura insignificante, io sono onnipresente, significa che non esiste un luogo preciso in cui voi state. E se non esiste questo posto, voi in realtà siete ovunque, sia nell'ignorante quanto in colui che possiede la conoscenza. E attenzione, in ogni creatura che esiste al mondo c'è questa coscienza, questo tipo di conoscenza. Allora perché proprio io dovrei affermare io so, io ho realizzato e cose simili? Questo fa sempre parte dell'illusione. È giusto dire che la coscienza individuale deve diventare coscienza universale, però la vostra mente farà di tutto per ostacolare questo processo, perché la mente non vuole morire, e realizzare questo significherebbe morte della mente. Dovete abbattere le limitazioni che avete creato col vostro pensiero. Questa è la via della meditazione: rendersi conto che il mondo è una vostra creazione, e come lo avete creato, così potete anche distruggerlo, esattamente come quando sognate di notte. Siete voi a creare il sogno e siete voi a farlo cessare. E non appena togliete di mezzo le limitazioni create dall'illusione, ecco, voi diventate la realtà, e questa realtà è non duale. Immaginate un oceano, la vastità dell'oceano. Che disturbo possono arrecare all'oceano delle piccole bollicine che affiorano in superficie? L'oceano sa di non essere separato in alcun modo e che quelle bolle fanno parte di lui, dunque gli appartengono. Ma che ci siano o non ci siano quelle bolle, l'oceano né aggiunge né perde nulla, resta semplicemente ciò che è, incontaminato. Nello stesso modo, la realtà suprema non è toccata da nulla, non le può accadere nulla. La realtà suprema è sempre identica a se stessa, non può aumentare, non può diminuire. Semplicemente il vostro ego crea l'illusione che nasconde tutto ciò. Vi dicevo, il sole non si preoccupa delle nuvole, no? Può qualche nuvola impedire al sole di brillare? No. E allora la realtà non ha nulla a che fare con l'illusione del vostro ego, una misera nuvoletta. Una misera nuvoletta che vi fa sentire piccoli e insignificanti. Così come quando andate a cinema, lo schermo non è il film e non ha niente a che vedere con il film. Il film viene proiettato, le immagini si muovono. Possono essere belle o brutte, ma lo schermo resta incontaminato. Quando esci dal cerchio dell'ignoranza, sei al di là del bene e del male. Sei al di là del due. Sei nel mondo, ma nulla del mondo ti può essere contaminato. Nulla può contaminarti, perché? Perché sai che il mondo è un'illusione.
Come puoi essere influenzato da qualcosa che non esiste? L'ignoranza ti fa credere che il mondo può toccarti, ma se ti risvegli nulla può disturbarti, nulla. Sogni di trovarti di fronte al leone, hai paura, certo. Poi ti svegli e dov'è quella paura? Dove è finita quella paura? E così il saggio sa queste cose. E le persone ignoranti hanno 3.000 idee sballate sui saggi e dicono ogni genere di falsità nei confronti dei saggi. E si fanno ingannare da maestri che non sono maestri, perché le loro menti sono confuse. Un saggio è una persona viva, non è un cadavere. Un saggio, se tocca il fuoco, sente che il fuoco brucia. Il saggio prova dolore come tutti, ma sa che lui non è quel dolore. Quel dolore riguarda il corpo. Ma quando non sei identificato con il corpo, tu, pur sentendo quel dolore come tutti, sai di non essere quel dolore. In India è pieno di sedicenti saggi. Affermano di non sentire dolore. Magari te lo dimostrano infilandosi degli spilloni nella lingua, nelle braccia, ma è tutto ego. Questo corpo non è un cadavere, è vivo e quindi deve sentire il dolore. Quelle sono buffonate, degne di un circo. La realtà è che finché c'è la corrente elettrica, la lampadina deve fare luce. È la stessa cosa per il corpo. Finché è collegato al potere e alle conseguenze karmiche che lo fanno funzionare, non può non sentire il dolore. È inevitabile che lo senta, il dolore. Quindi anche tutte quelle persone che pensano che il saggio non debba provare sensazione, non debba ammalarsi, tutte idee fasulle. Il saggio semplicemente non è identificato con tutto ciò. E dovete scoprire questo, perché dovete scoprire la vostra grandezza. Altrimenti continuerete a partorire pensieri che scaturiscono dalla dimensione dell'illusione e dell'ignoranza. Ad esempio, il dire che solo gli esseri realizzati sono grandi. No. Anche voi siete grandi. Cosa diceva Cristo? Cristo diceva: io sono Dio. Quando tu capisci di non essere il corpo, tu puoi affermare: io sono Dio, esattamente come Cristo. È l'ignoranza che ti fa sentire debole. Oh, lui è talmente grande, mentre io sono così piccolo e insignificante. È l'ego che vi fa credere di essere una creatura insignificante. Cacciate dalla vostra mente questa falsa idea. Tu sei il Cristo, tu hai lo stesso potere del Cristo, anche se non lo sai. Un po' alla volta, attraverso la meditazione, devi realizzare: io sono la realtà. E il maestro ti deve aiutare a comprendere questo. Un vero maestro ti insegna solo questo. Un vero maestro ti insegna ad accettare te stesso. E quando tu accetti te stesso, ti apri alla realtà, perché tu sei la realtà.
se tu continui a lamentarti. Ah, ma io non ci riuscirò mai. Oddio, non ho difficoltà in meditazione. Non riuscirò mai a realizzarmi. Ecco, questo è l'ego. Questo si chiama Maya, illusione. Tu sei la realtà e puoi sperimentarlo. E il maestro ti deve aiutare un po' alla volta a far sparire tutte quelle limitazioni che ti portano altrove. Ti sei messo in prigione da solo. Abbandona la prigione, abbandona l'illusione, abbandona tutti i limiti che ti sei costruito e allora comprenderai che tu sei la realtà. E quando tu avrai questo tipo di comprensione, che non è una comprensione mentale, attenzione, ma è una comprensione profonda, una comprensione profondissima. E allora la tua mente non sarà più in grado di opporsi. Non temere nulla. Non temere ostacoli, perché gli ostacoli non esistono in realtà. Come può spaventarti qualcosa che non esiste? Liberati dall'illusione. Il maestro ti aiuterà, il maestro ti fa capire che il mondo è solo illusione e tu dovrai realizzare il suo insegnamento attraverso la meditazione. Fidati del tuo maestro. Ricorda che il mondo è una specie di sogno. Riporta la tua mente a quando hai fatto un brutto sogno, un incubo terribile. Di quelli che ti fanno battere il cuore, ti fanno sudare. Quando ti svegli, cosa succede? Succede che realizzi. Era tutto un sogno. Non è successo nulla. E il sogno non può toccarti. La tigre che sognavi, che ti stava sbranando, non può sbranarti. Il mondo è un'illusione. Rilassati, non preoccuparti, medita. Se sei determinato, se tuo cuore è sincero, il maestro ti aiuterà e nessuno potrà fermarvi. Altrimenti vuol dire che scegli l'illusione e preferisci tenere qualcosa che non esiste. Ascolta il tuo maestro e agisci di conseguenza. Nel gioco delle carte ci sono il re e la regina, sono immagini di carta inventate da qualcuno, in realtà non hanno alcun vero potere. La stessa cosa vale per questo mondo, non è reale, non può avere alcun potere su di te e devi realizzare questo. Come realizzare questo? Attraverso una costante disciplina e meditazione. E allora nessun problema ci sarà. Il tuo corpo continuerà a soffrire, proverai dolore, ma tu sai di non essere il corpo. Dunque, fidati del tuo maestro. Medita e realizza quanto ti ho detto.